No.
ferma! Buongiorno. Buongiorno. Scusi, dove stanno i carabinieri da queste parti? I carabinieri? Ah, da turno indietro, verso il paese. Grazie. Prego. Vai, vai. Senta. Cosa vuole? Au! Ma te vuoi muove? Cammina! Avanti, camminare! Camminare! E vado, va! Thank you.
cominciato no, una gara. Ciao. Ciao. Ah, lascia perdere, non si vuole fare niente. Ma no, guarda che avevo vinto io, sei stato tu. Buonasera, signor Fabio. Buonasera. Sua moglie è andata al cinema con la ragazzina. Ah, sì, grazie. Ha bisogno di qualcosa? No, no, grazie. Sera. Sera. Pronto? Polizia. Pubblica sicurezza. Vorrei denunciare un fatto grave accaduto oggi. Dica, come si chiama lei? Pronto? Il suo nome, per favore. Pronto? Pronto? Per la manifestazione di Piazza Vittorio, vogliono... No, deve decidere in quest'ore. Scusa un momento. Signor commissario, c'è una persona che vuole parlare con lei. Chi è che vuole? Dice che è una cosa urgente, grave. Fallo passare. Scusa. No, 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 avete tutte le ragioni del mondo, ma quando qualcosa va storto... I giornali con chi se la prendono? Con noi, no? È chiaro. D'accordo, a domani. Ciao. D'accordo. Prego, si accomodi. Permette, Ranieri. Zarillo, prego. Io sono un insegnante di matematica e fisica al liceo ginnasio Cesare Battisti. Io ho una barca sul lago di Grasciano. Questo pomeriggio ero lì. Dica. Nel canneto vicino è stata commessa un'atrocità. Va davanti. Potrei conservare l'incognito. D'accordo, alla mia parola. Erano le 4 circa del pomeriggio. Io stavo nella mia barca, riposando. Improvvisamente ho sentito una donna che gridava aiuto. Sono corso fuori. Nel canneto vicino, a un centinaio di metri, ho visto un uomo che la uccideva con un bastone o con una sbarra. L'aveva massacrata bestialmente. Continui, la prego, non... Mi scusi, commissario, ma... È tale l'orrore. Da quella parte, dottore? Sì, ma tenetevi una cinquantina di metri dalla riva, verso gli alberi. Va bene, dottore.
tutto bene, sono arrivati tutti, sì. Certo, certo. D'accordo. Carmine? Sì? Stai attento che gli uomini seguono le indicazioni della scientifica, mi raccomando. Va bene, dottore. No, parlavo con Carmine. No, è tutto fatto. Professore, l'hanno trovata, venga. È necessario. È la legge. Non ci sapete ormai, professore. Mi creda. Lei ha fatto il suo dovere. Adesso tocca a noi. Firmi qui. Prepari il fonogramma e mi raccomando, riservo assoluto sul nome del testimone. Bene. Prenda. Grazie. Mi scusi, professore, ma le formalità sono spesso antipatiche. Quella ragazza è stata assassinata alle 4 del pomeriggio. Sì, all'incirca. E come mai lei si è presentato alle 7 di sera, 3 ore dopo? Poteva recarsi subito ai carabinieri di Grasciano, il paese vicino. Forse a quell'ora sarebbe stato possibile fissare dei posti di blocco. Non le pare? Sfiducia nella giustizia, forse? No. Sgomento. Orrore. Ho girato a lungo con la mia macchina senza sapere cosa fare. Poi il mio avvocato mi ha consigliato di venire subito da voi. Ah, capisco. Un ultimo sforzo, professore. Cerchi di ricordare il numero di quella targa. No, è impossibile, era troppo distante. Il colore sì. Sono certo che si trattasse di una Minimino grigio chiaro. Ma la targa... E lui, l'assassino, se lo ricorda bene? Un giovanotto magro, sulla trentina. Portava un paio di stivali di gomma, un paio di blue jeans chiari, una camicetta a quadretti rossi, viso regolare, capelli castani, un paio di baffetti ben curati. Cinzia. Cinzia. Chissà se l'hanno trovata. Vedrai che l'hanno trovata. Può darsi che domani sta su tutti i giornali. Ma tu guarda, ma proprio a me doveva capitare. Calli. Frittata e verdure. 7 anni. Vabbè. Ma che stai a fare? Mangi a quest'ora? Ho fame. Oh. Cinzia, oggi è successo qualcosa che non so nemmeno io come. Cinzia. Simonetta che fa? Dorme? Dorme, dorme. Per te dorme sempre. Esci di casa che ancora dorme. Torni la sera che è già andata a letto. La creatura non la vedi mai. Pane. Ma poi per te proprio non esisto, capirai? Per quello che te ne importa di me, io potrei benissimo avere... Pane!
Mi vedono sola, di domenica, al cinema. Pane! Qualcuno potrebbe mettersi delle idee in testa, no? Ma te lo sei mai chiesto se io... Insomma, mi vuoi portare il pane? Tieni, tieni. Mamma! L'hai pure svegliata. Ho sete. Sì, micetta, sì. Ciao. Bella di papà. Notte. Dormi, Su. Ecco. Grazie. Nessuna traccia del misterioso assassino. Nessuna traccia. Vado io una mano a trovare l'assassino. Una bella letterina nota. Tanto te li mortacci tua! Bastonate, poveraccia. Probabilmente verso le ore 16. Il solito maniaco sessuale. Le indagini proseguono a ritmo serrato, seguendo anche le indicazioni. Roma, Firenze, testimone oculare. Alza un po'. Si sarebbe presentato nel tardo pomeriggio di ieri, asserendo di essere in grado di riconoscere l'assassino. Secondo alcune testimonianze, parrebbe trattarsi di Olga Potto, una giovane meridionale giunta a Roma da poco tempo, già nota negli ambienti della buon costume. Polizia e carabinieri proseguono le indagini. Ciao Jimmy, dai l'edizione della sera. Grazie. Ma quale testimone se non c'era nessuno? Capelli castani, baffetti, Minnie Morris, so io. Io vado alla polizia e spiego tutto. Tutto spiego. Ma tu, capace, che hanno preso pure il numero mio di targa. 200. Qualcuno ha visto fuggire me e mi ha scambiato per l'assassino. Ma tu guarda, un povero disgraziato. Dove l'ho messo? Io non ho fatto niente e questi pensano che sia stato io. No, no, io vado in questura. Qui c'è un equivoco. Ma dove l'ho messo? E se non mi credono, che dico? Che faccio? Ma perché non mi devono credere? Perché? Io non ho fatto niente. Sì, vabbè. Però anche se mi credono, intanto mi arrestano. E poi... Cinzia! Ma tu guarda,
Cinzia! Cinzia! Hai preso tu i miei occhiali? Come? Hai visto i miei occhiali? Cinzia! Quali? Ma come quali? Manco ce ne avessi 2000. I miei occhiali da sole! Quelli che ti ho regalato io? Sì, sì, amore, quelli che mi hai regalato tu. Tu guarda, pure questa ci voleva. Un paio di occhiali nuovi, nuovi. Quelli che ho pagato 11.000 lire? Ecco, brava, quelli che abbiamo pagato 11.000 lire. E già, adesso salta fuori pure che mi ha regalati lei. Io pago e lei regala. Dentro questa casa non si trova mai niente, non si trova. L'avrei persi come l'orologio che ti ho regalato l'anno scorso. Ma va a quel paese, a te è l'orologio che mi hai regalato l'anno scorso. Ecco dove l'ho lasciati. Dalle impronte digitali non sembra trattarsi di un pregiudicato. Meno male. Almeno questo. Io qui bisogna proprio che mi trovo un avvocato. Sì, sì. E io mi devo trovare un avvocato. E se qui non mi consiglia di costituirmi, io mannaggia, subito lo dovevo denunciare, subito, quel disgraziato. Questi no, che altro c'ha? No, no, ecco questi. Quanto? 11.000. Vabbè. Sì, sì, vengo, vengo. Ciao. 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 Hai visto la partita ieri sera? No, non stavo a casa. Sei andato a pesca? No, ma che? È tanto tempo che non ci vado. Che ti sei perso? Milano prima. A Guarino non gli hanno rotto una tibia. Ma no. Sì. Però. Milano prima. Sì. Milano prima. Basile? Sì. Pronto? Un momento, prego. Professore, come va? Chi parla? Sono Rocchi della Mobile. Si ricorda di me? Buongiorno, dottor Rocchi. Mi dica. Ha letto i giornali? Quali? L'edizione del pomeriggio, per esempio. Sì, ho letto tutto. Presto avremo nuovamente bisogno di lei. Sono sempre a sua disposizione. Ma si immagini, non faccio altro che il mio dovere, nient'altro. È un dovere che purtroppo oggi molte dimenticano. Cosa vuol farci? Viviamo momenti difficili. È quello che penso anch'io. O segui, professore. Grazie, dottore, grazie. Altrettanto a lei. Tienilo ancora sotto controllo. Va bene. Caffè, professore. Oh. Grazie, vicino. Mm-hmm.
Ah, professore, domani non posso proprio venire. Io e mamma andiamo a fan salto al paese. Non ti preoccupare, Bella, mi arrangerò. Non si preoccupi, professore. Con un po' d'acqua va via. Scusa, non mi è mai successo. Poi si è messo la testa sotto all'acqua. Come fanno i matti? Anto, pensaci bene. Quando si lavava le mani, ce l'aveva sporca di sangue, oppure addosso alla camicia, niente. Beh, non ci so fatto caso. Ma se mi ci fate pensare, potrebbe pure essere. Perché la camicia era rossa. Sai, una di quelle camicie rosse a quadretti. E assomigliava a questo qui? Guardalo bene. Somigliava. Pare proprio lui. Le dichiarazioni di Antonio Franciosa collimano con quelle già rese dalla persona che ha assistito al delitto. Un prezioso testimone oculare. Ti piace, che, come è noto, ha chiesto di poter mantenere l'incognito fino al momento in cui le indagini non saranno concluse. È bello. Una conclusione che, come ha confermato il vicequestore dottor Rocchi, non dovrebbe tardare. Notizie dall'estero. Nuovi attentati nell'Irlanda del Nord. A Belfast, alle 13:30 di ieri, una bomba è esplosa in un grande magazzino del quartiere popolare. Sera. Buonasera, ragionier. Allora che famo con sta Roma? Che famo? Famo ridere. Buonasera. Sera. Corpo 7 su 2 colonne, in cronaca. Teletro fiammifero. Giovane nuda martoriata nel canneto. Il folle gesto del maniaco. Il professore ha visto tutto. Maglio, queste sono le fesserie, ma che mi rappresenta un ferroviere? Fosse stato un prelato, un cardinale. Un ferroviere non fa notizie. Poi il professore che ha visto tutto, chi è, come nasce. Niente da fare, don Pepì. Top secret. Neanche il maresciallo ha spifferato. Ma come, neanche una parola? Neanche una sillaba. Sì, ma dica, neanche un indizio, chi è, che fa, come cammina. Niente di niente. Perfetto. E allora mettiamoci al lavoro, voglio. E come, don Pepì? Ma come se... Come, piccere, quando avevo la tua età, ho fotografato la marchesa donna Laura Quaglia, sposata delle fave, mentre faceva lingua in bocca col suo proprio chauffeur. Con quella fotografia mi ha fatta una casa e ci è avanzata pure un po' via Genozzo, mi sono spiegato. Come? E questa è la morta? Sì, è lei, Olga Potto. Aveva due figli piccoli, li teneva in collegio. Ah, non c'è Augusto? Sì, sta lì. Au. Ciao, Agu. Au, che sei venuto a portarmi i soldi? Sì. Agu, io questa macchina me la vorrei vendere, tu che dici? Sarebbe pure ora. Quanto mi daranno? E che vuoi che ti danno, una settantina di mila lire? Ma che stai a dire, Agu?
Il motore è nuovo di zecca, sai? Sì, ma la targa è vecchia, sono 7 anni che ce l'hai, c'hai l'età di mio figlio. Ma guarda che tu la sottovaluti perché è sporca, ma se gli cambio colore è un'altra cosa. Vuoi cambiare colore? Queste cose più il lavoro che la macchina. Ma tu non ti impicciare, a farmi dai soldi ci penso io, no? Oh, contento di... Com'è voi, bianca, rossa, gialla, verde, marrone? Sì, fammi a pua e fammela un colore distinto, blu scuro. Vabbè, e quando ti serve? Beh, fammela subito, prima me la fai e meglio è. Ciao, ciao fa. A Cesare, fa la rotola dentro, va. Brava, così, girati un po'. Adesso un po' più a destra, verso la riva, sì. Così? Brava. Fanne qualcuna tu, la pellicola ce l'hai messa. Spiritoso. Prendetevela con gli arbitri voi. Se però vinceva a Roma, vi stava bene. È il centrocampo che non funziona, lo capisci o no? È lo stesso per il Foggia. Che dici a Foggia? Diamo una spuntatina anche ai baffi. Eh? Ci dà una spuntatina? Ti piacciono più fini? Una rifilatina, guarda, proprio qui. Ecco qua, va bene? Scusa, ancora un'antichietta qui a destra, vedi? E perché? Li vuoi ancora più sottili? No, è che questo, vedi, non è uguale a questo. Ah no, sono perfetti, li ho tagliati così bene, guarda. Comunque. Non li tocchiamo più adesso, eh? Ecco fatto. E no. Che c'è? E no, Aldo, me l'hai rovinati. Rovinati? Ma tu? E guarda, questo è più corto di questo. Taglia, va, taglia, che mi faccio ricrescere. E chi lo capisce questo? Bravi ragazzi, avete fatto un buon lavoro. E adesso a questa bella faccia di professore dobbiamo dargli nome, cognome e indirizzo. E professore di che? Di scuola, d'orchestra? Venere, fate pelle, giusto, disfunzioni sessuali. Sì, primario San Gallicano. Ma lo faccio vedere. Basile? Giannoli al telefono. Qui, caro maresciallo. Ma come, sempre maresciallo siete? Non vi hanno ancora promosso, no? E neanche a me, io sono qua che aspetto. Sentite un po', maresciallo, ma fate un favore. Per quel delitto sul lago di Grasciano. Sapete niente di questo testimone, il professore... No, guarda, il nome no. Questa volta la cosa è troppo delicata. Vabbè, ma non uomo che ci stia male. Non è possibile. Si è impegnato personalmente il questore. Puro questore, eh? Allora capisco. Non potete parlare, eh? Anche davanti ai colleghi può essere increscioso, vero? Beh, non è tanto per i colleghi. Ma lo sai, i ragazzi di oggi sono certi figli di buona mamma. Che ci andrebbero a nozze. Non si può. Ah, sì? Allora capisco, va bene. Come l'ho detto, maresciallo, sono sempre la sottosuola delle scarpe vostre. Vi faccio tanti auguri un'altra volta, eh? A presto. Statevi bene. Ecco fatto. E siamo al punto di prima. Lo dici tu che siamo al punto di prima. Ha detto molto di più di quello che pensava di dire. A pizzi il re c'è in barata. Ma lo sai, i ragazzi di oggi sono certi figli di buona mamma. Hai visto? Beh? Ma come beh? I figli di buona mamma, come dice lui, stanno nelle scuole. È là che dovete cercare. Andiamo bello, va. Tiè. Fammene un po' di copio e fai un buon lavoro. E se va bene un caffè. Il professore Sacchitta. Ma non era 3.500? No, signora, sono 3.008. Ma mi pareva che costasse... Lo so, ma dal primo gennaio sono aumentati. Vabbè. Au, è più difficile capire che spiegare.
Dammi una guardata allo sportello. Ma dove vai? Te salva manco Gesù bambino. Stavolta in galera ti ci porto io. Io ti ci porto. Sai quanto me ne frega a me, Dede? Io ti ci porto. Eh sì, se ne va a spasso lui. Se ne va come niente fosse. Da 54 bastonata una poveraccia con due figli e se ne va a spasso. E io sono costretto a scappare. Manco fossi io l'assassino. Non te frego io. Di ciufoli. Mannaggia. Ma sì, venite appresso a me, va. Così mi date una mano pure voi. Scendi, scendi. Voglio vedere che faccia fai. Ma la freccia, ne ha vista? Sì, sì, ha ragione. Guardi, prenda, prenda il mio numero di targa, sono assicurato. Tanto vai!
Scusi, che ha visto un signore con un cappotto marrone addosso? Non ho visto niente. Grazie. Scusi, che ho visto uno con un cappotto marrone? Boh, ma frega assai a me del cappotto marrone. Buongiorno. Desidera? Vorrei parlare con il commissario. Trattasi di una cosa molto grave. Il suo nome? Fabio Santamaria. Venga, da questa parte. Sì. Prego. Si accomodi. Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Fabio Santamaria. Sì. No, siccome abito qui vicino, in via Pietralata 218. Sì. E sono venuto a denunciare un fatto grave che è accaduto a me personalmente. Parli, parli pure. Guardi che il signor commissario la sta ascoltando. Sì. Ecco, siccome domenica scorsa io... insomma... Anzi, no. Questa mattina mi hanno rubato la macchina. Le hanno rubato la macchina. Ho capito. Il nostro brigadiere stenderà la denuncia. Grazie. Ah, senti, io vado in centrale a portare il Micolli. Va bene, dottore. A più tardi. Buongiorno. Buongiorno, grazie. S'accomodi. Allora, nome, cognome e indirizzo. Fabio Santamaria, Q Hotel. Via Pietralata 218. Via Pietralata 218. Che macchina? Mini Morris, targa Roma A1-2630. A1-2630. Colore? Grigia, no, blu. Grigio o blu? Blu-blu. Colore blu. Thank you.
Sì, matematica e fisica. E il professor Ranieri? Perché? Che affare? Comprate Gazzetta Sera domani e lo saprete. Ciao! Ciao, ciao! Edoardo Ranieri, professore. Bene, bene, bene. Bravo, piccere. Che tipo è? Suscettibile, don Peppino, mi sembra un tipo facile. E allora mi piace. C'è altro da fare? Oh, no, che altro vuoi fare? Va, va, vattene al cinematografo. Ti occupo io, grazie. Arrivederci, don Peppino. Fatemi bene, voglio. Domani. Vai a lavorare. Ho telefonato anche in ufficio. Mi hanno detto che da ieri che non ci vai. Cinzia, sto cercando un amico per certi soldi che gli ho prestato. E tu per cercare uno sparisci. Non ti fai più sentire da due giorni. Stai fuori tutta la notte. Cinzia, cerca di capire e poi faccio come mi pare. Perché non lo dici chiaro? Ma che? Che devo dire chiaro? Che c'hai un'altra e credi che non l'abbia capito? Da una settimana a questa parte sei cambiato da così a così. Non ti riconosco più. Cinzia, amore, una volta tanto, sii ragionevole. Io non ho fatto niente, non ho nessuna donna. Sto soltanto cercando un tizio. Eccolo, vedi, prima era un amico, adesso è diventato... Cinzia, sai che ti dico? M'hai stufato! Fabio, dove sei? Quando torni? Quando mi pare. Senta, mi dispiace, ma il professore ha dato ordine di non lasciare salire nessuno. Ah, e va bene, va bene. Sempre prudente il professore nostro, eh? La prudenza in persona. Con tutti questi inguacci che succedono oggi, qua e là, Gesù, e non importa, l'aspetto qua, mi posso sedere, voi ci permettete. Ah, e che stanchezza, eh? Tenete un fiammifero. Adesso vedo. Scusate tanto, eh? Ecco. Ah, grazie assai, grazie assai. La vostra figlia? Sì. E ringraziamo a Dio. Io che bella voglio uno. Buongiorno. Serva vostro. Bravo. Ma voi fate pure la sarta. Se non ci arrangiamo in qualche modo, con quello che costa la vita. A chi lo dite? A chi lo dite? Son baci può, disse il Ranocchio. Don Edoardo Ranieri mio, quanto tempo, quanto. Perché lo conosce? Se lo conosco io, a Don Edoardo, come non lo conosco. Come ho saputo che abitava qui in questo sontuosissimo palazzo, ho detto, ma come, tu sai che abita lì e non lo vai a trovare. E allora sei un fetente. Così sono venuto, ci voglio fare proprio questa bella sorpresa, oh professore. È professore pure lei? No, 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 io... bidello, in pensione, Come va? Beh, se siete amici posso avvisarlo. No, 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 non lo disturbate. Magari un professore pensa, fa... che sappiamo, no, no, no. E se no che sorpresa è giusto? Come vuole. Aspetto qua, io aspetto. Un vero galantuomo, Un vero galantuomo. È un gran signore. Guardi, mi deve credere, è veramente un gran signore. Perciò stampo di quelli, sì. E poi con noi è particolarmente affezionato. A parte il fatto che quando possiamo, o io o la bambina, andiamo su a mettergli un po' d'ordine. Sa, è un uomo solo. Ah, è solo? Ah, sì, solissimo, è sempre stato solo. Giusto qualche amico, qualche allievo, ogni tanto. E fate bene, se lo merita, se lo merita.
Eh sì, è un gran signore. Pensi che l'altro giorno, per il compleanno della bambina, gli ha regalato 30.000 lire. 30.000 lire? Alla bambina? Per una scopata? Dai, volete ammazzare la casa qua, eh? È gran cuore sto professore. Sempre stato di gran cuore. Proprio così. Veramente. Veramente di gran cuore, eh? E ne signore, fatemi una curiosità. Dica. Sì, solo, sì, dico, ma femmine... Ah, che sappia io, no. Ah, no? Un'usante. Buongiorno, professor. Buongiorno. Professore, scusate tanto, permettete. Giuseppe Ferdinando Giannoli, di Gazzetta Sera. Io scusate tanto se vi affronto così all'aperto, vero? Ma la portiera mi ha impedito di salire assolutamente. E ha fatto benissimo. E allora sono rimasto un po' a parlare con lei. C'era pure la figlia. Una bella vogliona, professore. Vi stima assai. Chiacchiere di una serva, materia ottima per i suoi articoli. Non si può mai dire quello che è buono e quello che è marcio, professore. E allora cosa vuole da me? E niente, era solo per il fatto di Grasciano. Se voi mi potevate dare qualche informazione in esclusiva, vero? Insomma... Ma lei come ha saputo il mio indirizzo? Saputo. Un professore come voi. Intuito, diciamo. Non ho nient'altro da dire, tantomeno a lei. Ma voi eravate sul luogo del delitto, è vero? C'eravate voi, la vittima, avete visto tutto. E l'ho riferito a chi di dovere? Ah, come non detto. Arrivederci, servo vostro. Buongiorno. Buongiorno, dottor. Che prende? Un cappuccino. Subito. Me lo faccia al vetro, per favore. Senta, ma non c'è un barbiere da queste parti? Qua dietro al palazzo ce n'è uno. Per piacere, un caffè e un fermentato. L'hanno preso. Ma chi? L'hanno trovato. Chi? L'assassino della Voddo, l'hanno trovato. Ma no, quello è il testimone oculare, il professore. Quello che ha visto tutto. Ma come lui? No. Cappuccino al vetro pronto? E non può dirci nient'altro? No, ragazzi, tutto quello che avevo da dire è stato pubblicato anche dai vostri giornali. Professore, com'è sto fatto che non voleva che si sapesse il suo nome? Come mai? Data la mia posizione, avrei preferito restarne fuori il più a lungo possibile. Bene, volete venire su a prendere un drink, un aperitivo? No, grazie, è come sì, se avessimo accettato. Ci aspettano al giornale. Allora, buon lavoro. Arrivederci. Arrivederci, professore. Aspetti, si calmi. Mi lasci spiegare. Zozzo. Aspetti. Mi lasci spiegare. Porco! Schifoso maledetto, io t'ammazzo! 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 Ma come? Ammazzi una donna e poi denunci me? Me denunci? Ma io che t'ho fatto? Che t'ho fatto? Io non ho mai fatto male a nessuno, manca una mosca, mai! Mai! Hai capito? E io brutto stronzo che mi dicevo. Ma lascialo stare, lo vai a denunciare, non ti impicciare. Me volevi rovinare, me volevi rovinare. Guardami,
Guardami come m'hai ridotto. Sono 5 giorni che non vivo più, non campo più. Ma lei è un pazzo, è un pazzo, non si rende conto. L'ergastolo ti devono dare. L'ergastolo, la pena di morte. Perché tu sei un assassino. La pena di morte. Cammina, cammina, vieni con me in questura. Va bene, andiamo in questura, sarà peggio per lei. Sì, vedrai, vedrai se è peggio per me. Sì, sì, sarà peggio per lei, signor Fabio Santamaria. Ah, sai pure come mi chiamo. Chi te l'ha detto? So tutto di lei, nome, cognome, indirizzo. Numero di targa della sua auto, Roma A12630. Ma queste cose non le ho dette alla polizia. Altrimenti lei non sarebbe qui a fare l'imbecille. Ma sarebbe già al fresco, a Regina Celi. Sei un assassino! Un assassino sei! Io sono una persona per bene. Subito ti dovevo denunciare, subito! Io sono una persona per bene che è innocente. Con moglie e figli! Va bene, va bene! Andiamo alla polizia, ma si ricordi che arresteranno lei, perché è lei che stanno cercando, è lei che stanno cercando. Se lo ricordi, perché contro di me non esiste niente. Io esisto, io, t'ho visto io con i miei occhi. No, sono io che ho visto lei. E lei è venuto qui a minacciarmi. Ma come? A minacciarmi. Ma andiamo alla polizia, andiamo alla polizia, andiamo. Ma che sei un uomo tu? Voglio proprio vedere che succede. Tu sei una bestia, sei. Sei una bestia! Ma che t'ho fatto io? Che t'ho fatto? Andiamo alla polizia. Andiamo alla polizia. Quando sono tornato in me, l'unica cosa che ricordo è il suo volto, signor Fabio Santamaria. Per un niente. Forse un piccolo ricatto. Ho sentito qualcosa che si gonfiava in me, che si impossessava di me. Come un fuoco violento dentro. Una bestia orrenda. E non so come la mia mano si è armata di quel pezzo di ferro. E ho incominciato a colpire. Io non vedevo altro che sangue. E continuavo a colpire, a colpire, a colpire, a colpire, a colpire. Avrei potuto costituirmi e finire la mia vita in galera, espiando. No. Una giustizia troppo comoda. Troppo superficiale per quello che avevo fatto. Ho scelto un'altra condanna, molto più sottile, più spietata. Vivere. Pagare giorno per giorno, minuto per minuto, continuando a sorridere alla gente, ai miei allievi, come se nulla fosse stato. E poi dannarmi nelle lunghe e interminabili notti insonni che mi aspettano. Ed è allora che, quando mi prende la stanchezza, io rivedo quelle piccole mani bianche, tese verso di me, che mi supplicano, quelle braccia. Forse un giorno la donna che viene qui a mettere un po' d'ordine mi troverà appeso a quella trave. E nessuno saprà mai il perché. Tranne lei, signor Fabio Santamaria. Io la capisco. Ma perché proprio io? Che motivo c'era? Ma perché dovevo fornire dati precisi? Che altre persone avrebbero potuto confermare. Solo così la mia deposizione sarebbe stata inattaccabile. Perfetta. Non avevo altra scelta. Quella barca lo sanno tutti che è mia. Prima o poi sarebbero arrivate ad accusarmi. Che cosa avrebbe fatto lei? Che cosa avrebbe fatto? Ma io avrei... Io sarei... Non lo so. Sì, lei ha ragione. Ma io, adesso... Lei è colpevole quanto me, signor Fabio Santamaria. Anche se non ha ucciso. Io non ho fatto niente, ha capito? Niente! Lei poteva andare dai carabinieri e denunciarmi. E per me non ci sarebbe stato scampo. Certo! Non l'ha fatto, l'ho fatto io. Mi sono difeso.
non l'ho incriminata. L'ho solo messa in condizione di non nuocermi. Non è così? Sì, ma io? Ma a me, non ci pensa, quelli credono... Quello che conta è la mia parola. Sono io il testimone oculare. Certo. Se per caso arrivassero fino a lei, non si preoccupi. Dirò che l'assassino aveva tutt'altra faccia. Potrei continuare a vivere, anche con il rimorso di aver fatto condannare un innocente. Ancora un goccio. Basta. Non sarà il primo caso ad essere archiviato. E nemmeno l'ultimo. Professore, la prego. Non mi tradisca. Non intralci la mia giustizia. Io? Vada tranquillo, signor Fabio. Dimentichi quel giorno orrendo. E il mostro che le sta di fronte. E se può, perdoni tutto il male che le ho fatto. Professore, io ho famiglia, mi raccomando. Con grandi occhi vede per te. Forte voce parla per te, con larghe braccia lei ti proteggerà. Mamma giustizia sa quello che fa. Oh. Se vedi uno che mangia per tre e un altro che non ha niente per sé, non ci pensare, non sono affari tuoi. Mamma giustizia ci pensa per te. Tu abbi fiducia perché c'è mamma giustizia per te. Stia tranquillo, questi stanno dappertutto. Sì, ma se mi firmano, chi mi garantisce che magari lui... No, non è il tipo. E poi non gli conviene. Allora sì che dico tutto. Insomma, tu non ti rendi conto che ti sei reso complice di un assassino? Ma perché? Ma è così chiaro, scusa. Per la legge sei colpevole come lui. Potresti prendere anche 30 anni. Andiamo alla polizia, ma devi dire le cose come ma stanno. Ma dove andiamo? E subito. Scusi, io ho denunciato anche la macchina. Quell'uomo ha ucciso, è un assassino. Ma sì, è un assassino, però quando ci ho parlato mi è sembrato... Oh, Fabio, quell'uomo ha ucciso e potrebbe uccidere ancora. E allora anche le tue mani diventerebbero sporche di sangue. Fabio, pensa a tua moglie, a tua figlia. Tu devi impedirgli di fare altro male. Vuoi che ti accompagni? No. Bravo, sei ancora in tempo. Su, non avere paura. Certo, lui negherà, si ribellerà. Ma guarda che quei signori non mollano tanto facilmente, sai. Don Giulio,
Don Giulio, guardi, io ho passato dei giorni che neanche un cane augurerei. Vai, figliolo, vai. Gesù è con te. Stai tranquillo. E poi che diamine? Su, Fabio, eh? Un po' di fiducia anche negli uomini, no? L'avvocato l'aspetta. Prego. Ciao, Franco. Mio caro Edoardo, che succede? Niente, niente. Leggi. Leggi il corsivo in fondo alla pagina. La gente oggi è libera di dire quello che gli pare, quello che gli viene in mente. Da un momento all'altro un imbecille si inventa un romanzo. Spunto per un giallo televisivo. Guarda che qui stiamo diventando pazzi. Pazzi! Si arriva ad insinuare che potrei anche essere io l'assassino. Si manda in galera una persona così, tranquillamente. Bene, bene, bene. Molto bene. Don Peppi, lo vuoi in cerino? Ah, Don Peppi, ma che cavolo ti è saltato in mente con quel corsivo del giallo per la diffida? Te l'avevo detto che finiva querela. Querela ma che cosa? Ma come dico, in un momento così delicato, se ce li dobbiamo tirare tutti addosso, che sia per un fatto importante, che valga la pena, e non per attirare l'attenzione della polizia su un cavolo di professore che non sappiamo neanche chi è, ma che intanto ti smuove mezza Roma. Ma avvocato è bello, voi che state dicendo, facciamo piacere. Io mi sono attenuto alla constatazione di un'elementare verità. Ma quale verità? Ma che davvero vuoi sostenere che Ranieri è l'assassino? A me non vuol dire, chi dice questo? Allora? Però se questo assassino non viene fuori, o fatto sempre quello rimane. Sul luogo del delitto stavano in due, la vittima e il professore. Oh! Ah! Ciao, va pigliato un caffè, facciamo piacere. Quanto zucchero? Due, grazie. Grazie. Ma lei prima aveva i baffi, no? Sì, ha ragione. Li avevo, ma me li sono tagliati. Io quando ho letto sul giornale che mi sono spaventato e me li sono tagliati. Ma la sua macchina non è blu? Cioè, è blu perché l'ho fatta verniciare, ma era grigio chiaro, proprio come quella descritta sui giornali. Sì, lo so, signor commissario, lo so. Ho fatto un mucchio di sciocchezze, una dietro l'altra. Io subito lo dovevo denunciare, subito. Ma sa come succede? Uno dice il lavoro, la famiglia, i giornali ne parlano. Va a sapere che magari uno no. Sicché ad ammazzare la Poddu sarebbe stato il professor Ranieri. No. Ma sembrava una persona così distinta, ma così... Ah, perché poi l'ha rivisto il professor Ranieri. Eh? Dico, l'ha rivisto il professore. No, dico, dalle foto sul giornale, sembrava una persona per bene. E così sarebbe stato lui. E bravo il professor Ranieri, eh? Pensi un po' che roba. Io non lo so, la gente proprio... Guardi, dico la verità. Ho cercato di intervenire, ma poi mi sono spaventato e sono scappato. Ma che potevo fare? D'altronde la ragazza era già morta, che potevo fare? Beh, la verità adesso voi la sapete. Io il mio dovere l'ho fatto. Signor commissario, se non c'è altro, io, sa, io lavoro e fra due ore dovrei, se, io sono sempre a vostra disposizione. No, mi scusi, abbia pazienza, bisognerà firmare un verbalino. Ma prego, si immagini. 5 minuti e faccia, sistemiamo tutto, eh? Faccia pure. Brigadiere, tenga compagnia a lei. Va bene. Prego.
Scusi, potrei fare una telefonatina? No, mi spiace. Breve, breve. Non si può fare, interno. Volevo telefonare a mia moglie, è anche un'ora che aspetto. Potrebbe essere in pensiero, no? No, no, non si può fare. Venga, venga, signor Santa Maria, tutto a posto, possiamo andare. Ma non dovevo firmare il verbalino? Sì, in questura facciamo tutto, non si può. Ah, sì, sì, sì. Ma perché in questura? Omicidio e competenza da mobile. Dottor, non è che mi fate fare tardi in ufficio? No, no, non si preoccupi, penseremo noi ad averlo. Fate il piacere, va. C'è un capo ufficio che è così pignolo che... Io vi seguo con la macchina. No, no, venga con noi. Si accomodi, faremo prima con questa. Salvador, occupatene di te. Si scansano tutti, eh? Certo che per voi quando girate per Roma a sirene spiegate è uno scherzo, no? Pensi, dottor, io da casa mia in ufficio ci metto un'ora e venti, un'ora e venti, me posso in ucigamme. Poi se invece di partire alle sette parto alle sette e dieci, so fregato, non arrivo più. Vabbè che io ho una macchina che insegno. Questa sì che è bella. Quanto fate cilindrata? 2000. Ammazza, oh! Grazie. Buongiorno, signor commissario. Buongiorno. Il Santa Maria. Buongiorno. Mi scusi tanto. Non è andato nemmeno in ufficio. Sono quasi le due. Ma che gli sarà successo? Ma niente, gli si sarà rotta la macchina. E va bene, ma almeno una telefonata, no? Non ti preoccupare, è una questione di minuti. Ma che avete litigato un'altra volta? No, anzi, domenica siamo usciti assieme, è stato così gentile. E così, signor Fabio, lei ha creduto bene di fare sparire anche la camicia a quadretti. Sì, lo so, ma come dicevo al commissario Pace, è stata talmente tanta la paura che al posto mio l'avrebbe fatto chiunque, no? Non proprio chiunque. Che giornale legge lei? Gazzetta Sera. Il lunedì prendo Italia Sport. Appunto. E avrà letto anche questo, suppongo. Che? Quel corsivo segnato in rosso, spunto per un giallo televisivo. Di che giorno è? Di ieri. No, non l'ho letto. Lei legge tutti i giorni Gazzetta Sera. E proprio ieri, guarda caso, non l'ha comprato. Sa cosa c'è scritto lì? No, che c'è scritto? Che l'assassino avrebbe potuto essere anche il professor Ranieri. Dottore, è l'assassino. L'ho visto io, stavo lì a due passi. Ah, certo, certo. Vuole venire con me, per favore? Prego. Grazie. Fatto? Grazie. Scusi, ma queste foto a che servono? Servono, la mano sinistra. Ma queste sono impronte digitali. Non faccia storie. Ma io non faccio storie, sto... Stia fermo un momento! Guardi, dottore, perfette. Le stesse degli occhiali da sole. Bene. Serve altro, dottore? No, grazie. Ma perché l'hanno portato qua? Ma che signora, io ne so quanto lei. Ma non ci si può parlare un momento? No, questo non è possibile. Vedrà che non è niente. E lui, quello de mezzo, lo so visto bene, eccolo lì. Non so, non vorrei sbagliare in tutta coscienza, ma l'ho visto di sfuggita un paio di volte al dopolavoro ferroviario. Prego.
Mi scusi, professore, ma io ho dovuto farlo. Ho detto tutto. Sì, è lui. È l'assassino. Ma come lui? No, no, scusi. Lui chi? Ma lui... No, no, mi lasci, mi lasci. Lui chi? Chi lui? Chi lui? Chi lui? Assassino! 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 Mi lasciate! Dove mi portate? Ma che fate? Non gli date retta a quello. Io non ho mai ammazzato nessuno, io. Io non ho mai rubato. Non ho mai fatto male a nessuno. Maresciallo, io sono innocente. Non gli date retta a quello. Sì, sì, certo, certo. Maresciallo, dove mi portate? Che cazzo fate? Signori, le pazienti indagini condotte da me e dai miei collaboratori sono state coronate da successo. Le prove e le testimonianze a carico del Santa Maria passano da questo momento al vaglio della magistratura. Possiamo considerare il caso felicemente risolto. O dici tu. Ma quali pazienti indagini, maresciallo, fate voi piacere. Siete sempre maresciallo. Sì. Si è presentato da solo. Lo credo. Non aveva scampo. Ma qua i casi sono due, maresciallo mio. O quello è l'assassino e allora tanto di cappello. Oppure un povero squinternato. E sarà un assassino squinternato, ma che vuoi da me? Si va presto a dire, maresciallo, perché sei un assassino squinternato. Mi scusi la domanda, signora. Ma i vostri rapporti intimi com'erano? Voglio dire, la vostra vita coniugale era normale? Sì, normale, direi. Assolutamente normale. Suo marito, non so, non le ha mai chiesto qualcosa strana, diversa? No, mio marito mi ha sempre rispettata. Ah, capisco. È stato sempre, sempre molto caro con me. Allora, lei cercava fuori casa quell'evasione sessuale, diciamo così, che per pudore o per rispetto non chiedeva alla sua sposa. Scusi, non ho capito. Bianca, grigio chiaro, era troppo lontana. Ma che macchina era? È una Mini Morris. Andiamo, siamo uomini, no? E siamo uomini, sì. Ma che è, un delitto? Ma certe volte, con la fantasia, uno... Ma uno che? Io non ho fatto niente. Ve l'ho detto 200 volte. Una Mini Morris grigio chiaro. È passata pure col rosso, come un matto. Ma la conoscevi? Sì, no. Sì o no? Ma chi l'ha vista mai? L'ho vista quel giorno. E allora la conoscevi? Sì, ma la portava a letto. La camicia, ma... Pure le mani erano sporche di sangue. Se le stava a lavare. Che vi devo dire? Fate come vi pare. Senta, io prima di venire qui mi cagavo letteralmente sotto. Poi qualcuno mi ha parlato di fiducia e mi sono presentato perché sono innocente. Certo che ci aveva una gran brutta faccia quella sera. Ma chi andava a pensare che... Quindi fatemi la cortesia. Io questa fiducia ancora ce l'ho. Mandatemi a casa, eh? E perché te la sei filata quando avevi la polizia alle calcagna? Ma quando? Quale polizia? Beh, come va visto, ha frenato di colpo, bloccando tutta la fila. Io ho notato che aveva una faccia molto strana, ma capirà, con quel traffico... Va bene, signor Fabio Santamaria. Firmi lì. Il solito verbalino, eh? Andiamo, firma, che è meglio per te. Il padre alcolizzato, la zia che stava facendo con i tedeschi. Se dai retta ai giornali stai fresco. Seppure fosse vero, lui che c'entra? C'entra, c'entra, vai in tribunale e poi te ne accorgi. Boh, io non ci credo. Hai fatto? Me lo sentivo che aveva un'altra donna.
Ma sono sicura che mio marito... signora, lei lo sentiva, però se lo tenga per sé. E pensi invece a convincerlo a dire la verità. Non può continuare in questa incredibile e assurda ostinazione di negare l'evidenza, di continuare ad accusare Ranieri. Almeno con me, che sono il suo avvocato, deve dire le cose come stanno. E se no, signora mia, parliamoci chiaro. Si trovi un altro avvocato, io non me la sento. Nel 1859. Che vuol dire, sadico? Uno che ammazza i mignotti. Dopo la guerra di liberazione. Ma veramente tu sei sicura di aver visto quella povera guagliona, la buon'anima della tua amica, entrare in un'automobile bianca? Sicura? Stavo lì a due passi. Era una 124. Piccere, è stata accorta. Perché sulla pelle degli altri ci sta poco da scherzare, eh? Saresti disposto a testimoniare un fatto? E che, son matta? Ci ho già avuto a che fare un paio di volte con quella gente lì e ce n'ho abbastanza. E poi per me, o l'uno o l'altro, purché qualcuno paghi, siete tutti porci. Allora, ma che vai dicendo? Qua si tratta di ergastolo. Anzi, molto peggio, perché l'ergastolo vero e proprio non ci sta più. Però ti possono dare 25-30 anni, perciò ho fatto un conto. Don Peppì, quando si tratta di una di noi, la scorciatoia la trovano sempre. E poi erano le 10 di mattina. Com'è sto fatto che erano... Che ora era? Le 10 di mattina. Olga potrebbe essere ritornata e poi ripartita su amini di quell'altro, no? Te saluto, Don Peppì. Ciao, nonna Re. Oh, come ti chiami, Cocco Bello? Frankenstein. Ma vaffanculo. Tuo papà? Non ha fatto niente, tesoro mio, niente. Vedrai, tornerà presto papà. Tornerà presto papà. Sì, tornerà presto papà. In nome del popolo italiano, questa corte riconosce l'imputato, il nominato Fabio Santa Maria, colpevole di omicidio volontario aggravato nella persona di Olga Poddu. E visti gli articoli 575, 576 e 61, 1 e 4 del codice penale, lo condanna alla pena di anni 24 di reclusione. L'udienza è tolta. Allora, Don Peppi, io torno a Roma. Che facciamo? Pagina piena? Ma che pagina piena? Che vuoi fare? Siete al direttore, penso alla salute, va. Va bene, Don Peppi, vuole un passaggio? No, no, faccio quattro passi a piedi, ad venno. A più tardi. Arrivederci. Con larghe braccia lei ti proteggerà. Professore? Che c'è? Non ha niente per sé.
tenete un fiammifero? No. E vabbè, non fa niente. Ci rivedremo in appello. Il povero vaglione non può essere l'assassino, professore. Ci vediamo. Roma, la Corte d'Assise d'Appello ha riconosciuto Fabio Santamaria innocente e ne ha ordinato l'immediata scarcerazione. Determinante per l'esito del processo è stata la confessione lasciata dal professor Ranieri, trovato senza vita nella sua abitazione di Piazza Navona. Ah, Fabio, senti un po', ma domenica che fai? Vai a pesca? Sì, cor cazzo. Io a pesca non ci vado più manco con i carabinieri. Ma lo volete capire, sì o no? Tu abbi fiducia perché c'è mamma giustizia per te. Pietosa eppure senza pietà, nel dubbio assolve ma spezzerà chiunque osi colpire i figli suoi. Mamma giustizia provvede per noi. Chi ruba poco la pagherà, chi ruba molto sta in libertà. Tu vai tranquillo, non chiederti il perché, mamma giustizia ci pensa da sé.